Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Siamo su Creativerse e siamo in compagnia per questo secondo episodio della cooperativa di Mr. Delaric. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo qui con noi. Allora, continuiamo la nostra serie in cooperativa. Faremo principalmente delle cose diverse in questa puntata. Quindi vi invitiamo magari a vedere entrambi i video, perché io mi occuperò questa volta dello scavo della nostra casa, proverò a scendere un po' in profondità, e tu? E io cercherò invece dei materiali, visto che avremo bisogno di fare un bel po' di extractor per prendere magari i minerali che stanno sottoterra, quindi ci sarà bisogno di un bel po' di legno e perché no? Ci sono altre cose che si possono fare come la fornace, la forgia, scusami, e quant'altro, per cui insomma un po' di materiali li andrò a cercare fuori. Sì, poi ho visto che qua in fondo alla nostra caverna abbiamo dei materiali che non possiamo scavare, quindi probabilmente serviranno degli extractor o comunque il guanto più potente. Ma Comunque. bisogna craftare altre cose per poterlo fare. Comunque sì, ecco, sicuramente vi invitiamo a guardare entrambi i video perché le cose saranno diverse, insomma, ecco. C'è un piccolo problema fuori dalla caverna, liberiamocene subito. C'è un mostro. Come abbiamo già detto la scorsa puntata, il bello del gioco è che i mostri droppano oggetti a caso, o comunque alcuni difficili da trovare. Aia! Dagliele, dagliele, dagliele! Fa la Ok. combo! Aia, aia, olè! Oh, è andato. Vediamo se riusciamo ad aprirlo entrambi. Abbiamo un globo di cera. Caspita, un globo di cera, sì, un Rockstar Rock. Vai, prendi tutto tu. Abbiamo la cassa piena, quindi dobbiamo fare un po' di Ma guarda, ce n'è spazio. un altro di quelle creature. È pieno di quelle creature qua in giro, eh? Mangio un paio di funghi che mi aiutano. No, se no uccidiamo i Pikachu, non è che ci facciamo problemi. Ma allora, io stavo pensando questo, esattamente poi per piantare alberi, perché converrebbe piantarne diversi qua intorno a casa, come si fa? Devo solo raccogliere le foglie Penso o devo... tasto destro, devi applicare Eh no, il. ma come faccio a trovare la piantina? Penso abbattendo l'albero o le foglie dell'albero. Almeno io me la sono trovata nell'inventario. Allora, proverò a vedere adesso tirando giù sia l'albero stesso, tanto che mi serve... Sia il tronco che anche le foglie dell'albero. Bene, Ho una io quantità di foglie. intanto vado in casa e inizio il lavoro. Tanto avevo craftato per sbaglio due di quelle celle per scavare, quindi inizio a usarle, facendo un po' di spazio qua. Poi se riusciamo facciamo anche una seconda cassa. Una cassa tiene fino a 12 oggetti, quindi non è 12 tantissimi. oggetti. Ma se, ci sono, esistono anche delle casse più grandi? Bella domanda. Bisogna andare avanti ovviamente col crafting. E Esatto, è quindi bella vedrò che cosa questa si cosa fa. dello sbloccare i vari. Sì, mi piace molto, devo dire mi piace molto, infatti mi stimola molto di più rispetto anche a un Minecraft. Che bello, una cassa, mi piacciono le casse vuote. È come una scatola di cioccolatini, non sai mai cosa ti puoi trovare dentro. Io inizio il pericoloso viaggio verso il sottosuolo, ma il problema di Creativerse è che puoi incontrare una serie di blocchi che non puoi scavare e quindi, come infatti mi è successo, e quindi rimani bloccato. Allora, c'è la possibilità, secondo te, di posizionare, cioè per capire, per ricordarmi dove caspita è casa? Ma il Ah, ma c'ho il teletrasporto? teletrasporto, Eh me lo sì, è dimentico comodo sempre. per quello. Maledetto Minecraft, mi ha rovinato quel gioco. Allora, vediamo un po'. Stone mining cell. Vediamo un po', non è quello che abbiamo noi addosso adesso, però. Wood mining, eh sì, dobbiamo fare il guanto, diciamo, la cella di energia della pietra. E ci chiede un fungo e delle liane. Sì, mi serve un fungo, assolutamente mi serve un Che fungo. fungo ti serve? Quello rosso, normale. Ah, ok, ce l'hai o... Vado a vedere se è nella cassa perché l'ho appena mangiato l'ultimo, l'unico.
uni. No, io ne ho 16, per cui te lo do Ah. volentieri, eh. Allora faccio spazio nella cassa in casa se non sei lontano. No, sono qua dietro di te. Il problema è, come faccio a dividerne solo uno? Vediamo se riesco a capire. Ah, te ne metto due, guarda, dai, mi prendo io qualche cosa qua No, che no, magari non. ho preso io qualcosa. Mi pare Ma la ci sia cassa uno è spa. piena, eh. Ah, no, 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 ho sbagliato io, scusami. Sì. Prendi la. Il miele. Dai, aspetta, aspetta, faccio io così. Ecco Ok. qua. Sì, con lo shift praticamente. Con lo shift è possibile. Perfetto, vediamo se riesco a craftarlo. Brown, no, niente, ho sbagliato, non è quello. Serve il marrone? Sì. Che balle, ce ne ho anche di quelli comunque, aspetta. Tanto continuo a fare un po' di spazio qua in casa. Metto anche le torce che ne ho un po'. Ne serve solo uno Uno comunque. solo, sì. Ok. Poi abbiamo ampiamente materiali per farne un altro, quindi di quelle celle. Ok, la Però posso fare. Craft. non mi è capitato di trovare, nonostante abbia battuto già qualche alberello, non mi è capitato diciamo quello per poterlo piantare successivamente. Oh, qua là c'è un'altra cassa. Ma Non so deve essere già dove. stata aperta, Non so, credo. mi ha craftato il pezzo, ma mi sa che. C'è un bug. Trovato due extractor dentro a una cassa. Del coal, del gunpowder. Sto facendo una cosa pericolosissima. Ho Cosa succede? craftato la dinamite. Perché fai queste cose? Perché vuoi che ci facciamo male a tutti i costi? Il problema è che non me le dà. Ah no, ok, ce l'ho adesso. Qua. Mi sa che ho l'inventario pieno, eh? Perché non. No, 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 ok. Potrei provare a piazzarla, ma. Non so che effetto possa avere. Comunque proviamoci. Ok, l'ho attivata. L'ho attivata. Ok, ha fatto una piccola esplosione, ma. Ma dentro Niente casa l'hai di. fatta? No, ho fatto una buca. Ah, ok. Io sto raccogliendo piante, sì, foglie a tutto spiano. Io non so se dopo servono a qualcosa queste foglie, perché o fiori anche, ma Senza avere comunque quel. Ma dentro l'inventario sto raccogliendo una quantità immane, perché sarebbe bello piantarle vicino a casa, hai capito? Sì. Solo che temo di essere incappato in un bug perché non. Ho craftato quella cella di energia, ma non la vedo. Non me la ritrovo proprio nello zaino, quindi. Altro, gli extractor devono essere, credo, delle cose che puoi recuperare una volta che hanno terminato di fare il loro lavoro. Pare di ricordare. Per cui adesso torno un attimino a casa, che tanto non sono troppo distante, e facciamo questa prova. C'è del materiale, no, che può essere utilizzato lì. Sì, penso di sì. Adesso interact. Vediamo se possiamo fare qualcosa. No, volevo fare un'altra cassa, ma o una porta, ma ci manca il bisfax. Guarda, adesso che già che siamo qui, ti faccio vedere una cosa. Guarda, tu la metti lì e poi clicchi e l'attivi. Che roba è quello? Clicca, clicca, così la facciamo vedere anche nel video. Oddio, devo scappare. No, me la sono beccata anche, tra l'altro. Sì, non fa grandi danni perché. Ma non so come deve essere posizionato l'extractor, sai? Devi. L'ho selezionato, ma col tasto destro non funziona, almeno su questi Ma materiali. penso che. Oh cavoli, scusami, ma. L'ho
messo male, vedo se riesco a riprenderlo. Ok. No, dovresti metterlo perché io nelle prove che ho fatto nelle vecchie partite mi funzionava solo su determinati blocchi, tra cui il carbone, il diamante, quindi non funziona su tutti i blocchi. Quei blocchi lì per Ah, quindi scavarli ci questi serve. sono Sì. funghi, adesso ho capito perché. Allora, guarda, faccio così, io intanto te lo lascio, no, non te lo lascio dentro la cassa. Sì, riesco a creare uno spazio, te li lascio qui dentro, i due extractor che ho, che quantomeno se trovi qualcosa di interessante lo utilizzi. Cercherò di non allontanarmi troppo perché altrimenti se si fa buio. Allora, questo lo mettiamo qui. Ok, recuperiamo anche un po' di vita perché. Niente, io non lo so. Adesso ho trovato un bug e non riesco. Mi servono per forza i funghi a sto punto. Di nuovo, i funghi, quelli scuri. Ma ne ho io, vuoi che venga lì e te li lascio? Se vuoi, riesco con... così riesco a continuare. Allora, aspetta che arrivo. Così lo crafto, vado avanti. Anche perché sto andando abbastanza a caso nello scavo e se riesco a farla, almeno scendo un po' dritto. Così poi perfezioniamo bene il rifugio. Intanto ne stavo cercando ancora di funghi che Allora, per caso. stone la slab. Ma no, dai, ha trovato anche un old data chip dentro una cassa e un No, ma altro poi mi sa extractor. che ho sbagliato io. Cavoli. Eh sì. Niente. Ho fatto una nubata. Mi Dispiace. servirebbero i funghi rossi adesso. Ho anche quelli. E ho craftato per sbaglio allora la wood. Epic fail mio. E poi mi servono i red flower che devo andare a vedere se ne abbiamo. Ce ne ho uno. Ne servono due e mi servono 5 funghi rossi. Ho Vabbè. tutto, aspetta, c'ho tutto. Faccio qualche slab almeno. Eccolo qua. Allora, 5. Ok, mi serve un fiore rosso ancora, quindi andrò a prenderlo. Beh, aspetta, vedo se lo riesco a trovare. Si trova sulle piante. Quello è un fiore che si trova sulle piante, eccolo là. Trovato, aspetta, ci devo solo arrivare. E il problema è che qua sta arrivando anche la sera. Quindi magari se riusciamo a trovarlo, magari vengo fuori a vedere. Fatto, preso. Ok, perfetto. Così magari mentre è buio ci dedichiamo un po' allo scavo interno della casa. Perché di Ecco, notte i mostri diventano aggressivi. bisogna sempre ricordarsi, ragazzi, che prima ho fatto una cagata quando siamo partiti, di togliersi il guanto per l'estrazione dei materiali pesanti se andate fuori a recuperare dei materiali semplici, diciamo, perché ovviamente vi andate a fregare da soli, cioè vi consumate una cosa che serve. Perfetto. Processore noi ce l'abbiamo, Niente ansia da. bug, ho sbagliato io, mi scuso e adesso andiamo avanti a scavare. Adesso riesco a scavare la pietra dura, ma non riesco comunque a scavare questi blocchi di fungo. I glowing mushroom, quelli non si scavano comunque. Comunque metto delle torce e vediamo fin dove riesco ad arrivare. Cioè, sto facendo lavorare un pochino il Se processore. trovo qualcosa per cui valga la pena usare un extractor, te lo dico così. Ma tu ce li hai adesso No, con no, te no, gli no, extractor? no, no, no. Però dico, ne avevi lì inutilizzati, quindi Beh, allora magari. me li porto dietro che deposito delle robe che sicuramente adesso non mi servono. Mettere la Anche torcia.
faccia in un ho una luogo. quantità di foglie. Come cazzarola si utilizzeranno mai queste foglie? Ma dovrebbe essere craftabile anche il letto, quindi magari sarebbe quello. No, se tu metti le foglie nel processore, vengono shredded leaves. Ma che cavolo serve? Foglie bruciate. Allora, Vediamo perché qua la curiosità è. come decorazione praticamente, sì, quindi assolutamente inutile questa cosa. Vediamo il fossile. Oh, il fossile si trasforma in osso nel processore. Ok, sto facendo esperimenti, eh. Sì. Il fiore giallo diventa un pigmento giallo, quindi servirà per pitturare le cose di giallo. Forse ci siamo, eh. Ho trovato un blocco completamente nero. Sì, questo è coal, serve l'estrattore. Possiamo far Eccolo. vedere. Adesso prendo la torcia, la metto in un punto un po' più logico. Ok. Dove caspita sei Ah, finito? scendi, scendi che. Ah, aspetta che intanto mi metto su il guanto della Madonna. Allora, dove sei? Eccolo lì, sotto di te. Eccolo lì. Vediamo subito Ok. l'estrattore all'opera. Ok. Allora, aspetta che lo metto qui al posto di questo legno. Eccolo qua. Metterà un po', mi sa. Sì, ci metterà un pochino, ma noi lo lasciamo lavorare e Ti dà un intanto. timer? No, un Sì, due timer. minuti e 18. Sì, A sì, 2 minuti, sì. sì, eccolo lì, è vero, hai ragione. E ti darà 6 pezzi, credo, non lo so quanti. Sì, 6 pezzi di quello. Quindi un unico blocco, a differenza di Minecraft, darà più. Beh, no, anche Minecraft c'erano alcuni blocchi che davano più di quanto. Sì, diciamo che a differenza di Minecraft, dove scavavi comunque in modo frenetico, qua vai più lentamente. La cosa non mi dispiace. Ti sei fatto un guanto più potente per scavare questa È cosa? quello per cui ti ho chiesto i funghi e il fiore. Ah, e come caspita faccio? A me non è comparso nel. Come si Devi dice? craftarti prima, mi sa, quello base. Ma l'ho fatto? Ma dovrebbe, è sulla prima fila del tavolo da lavoro. Lo so, ce l'ho, ma ne ho due, ne ho di guanti da craftare, Si credo. chiama Stone. Vediamo Ti subito. dice che tipo di blocco Sì, scavi. è vero, mi mancano. Che cazzo succede? Oddio, è entrato un coso. È entrato un mostro Ho dentro casa craftato la nostra. spada e arrivo. Anche se penso tu ce la possa fare, ma. Ok, Sì, l'ho battuto. torno indietro. L'ho battuto. Mi curo coi funghetti. Adesso vado fuori a recuperare. Continuo a scendere io, Vuoi. Allora, so che è notte, so che può essere pericoloso. No, non è ancora notte, notte, a dire il vero, eh. Ce la si può fare. Ok, quindi seguite le avventure di Mister di notte o le mie qua nelle profondità dove al momento non si trova nulla. Ho Allora, trovato un blocco di stalattite, quindi mi sa che forse una caverna la troviamo. Ok, blocco di siltstone inscavabile. Mi sa che siamo al limite adesso. Ho trovato probabilmente gli altri fiori rossi, li ho visti da distante, per cui adesso cercheremo di recuperarli. Ok, l'extractor penso non funzioni su questo blocco. Così. Niente, vabbè, Possiamo facciamo forse. un po' di luce. Ok, allora qua un fiore rosso ce l'abbiamo, me ne serve un altro, vediamo se lo troviamo nella stessa pianta, se siamo fortunati.